Il Divino Sequel è un lavoro assolutamente unico nel suo genere, che coniuga classicismo e steampunk. Ho detto tutto, quasi mai capitato di leggere cose così originali, e non lo dico per piaceria, perché è la verità. Una serie TV potrebbe essere, se la intendessimo già come un elemento dell'attualità. Quindi Dario Rivarosso ci presenta quello che succede dopo la fine della Divina Commedia. Dario, hai scritto il seguito della Divina Commedia, o per meglio dire, non l'hai scritto tu, perché l'ha scritto Giovanni Pascoli, ma c'è Giovanni Pascoli con Dante? Eccoci, buongiorno, ben trovati. Il libro nasce proprio da una lettura nata per tanti motivi dell'opera di Pascoli, ma tu, cioè non solo per le tre cose che ti insegna a scuola, e Pascoli ha scritto molto su Dante, e l'idea proprio folgorante è stata che a un certo punto lui immagina come possa andare avanti la Divina Commedia. Cioè, è finita, Dante è arrivato in cima, ha incontrato Dio. No, ci sono altre cose che stanno per succedere e che Dante in qualche modo anticipa nella Divina Commedia, o sì, quasi tra le righe. Quindi Pascoli fa questo lavoro, quindi ci tengo a dire che nel romanzo tutte i testi attribuiti a Pascoli sono suoi. Il romanzo è in fiction, ma le ipotesi di Pascoli su come può proseguire la Divina Commedia sono contenute in suo. Dario Rivarosso è per chi come me e come noi del Trentino ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo di persona, è un personaggio che io amo definire piacevolmente inattuale. Lui ha una identità, concordi con questa mia sensazione? Sì, ma... Lui ha una identità virtuale che è quella del tassista marino, vale a dire è un omaggio a due personaggi che poi guarda caso sono di origine napoletana, Torquato Tasso e Giovanni Battista Marino, di cui lui è un esegeta, lo è di entrambi. E gli piace presentarsi alle volte, lo fai, come un uomo del XVII secolo, non lo fai. Per esempio, io ricordo che l'altro giorno eravamo in conversazione al telefono, parlavamo di cinema, ricordo che ti parlavo di Napoli Velata di Cassano Spero, questa del tuo arrivo, e tu mi hai dato un'affermazione lapidaria. Ma hai detto, io vedo solo al cinema, vedo solo i film che hanno un contenuto epico, vale a dire i film dei supereroi della Marvel, della DC. Adesso io vorrei, prendendo lo spunto da questa tua affermazione provocatoria, vorrei chiederti, sulla scorta anche della tua inattuale identità, che mi piace molto, vorrei chiederti che rapporto tu vedi tra filologia letteraria, attualità, tematiche sociali e fantascienza in genere, di cui tu ti occupi a vario titolo, proprio perché mi interessa molto questo tuo vivere il presente in chiave del passato. Mi piace molto questa valenza di tutti i lavori che pubblichi, e vorrei che tu ce ne parlassi, perché di solito si fa l'operazione contraria, si attualizza il passato, ma tu passatizzo il presente. Sul mio blog, che si intitola tassonomia.blogspot.it, ma è tutto in inglese, tutto dedicato alla poesia barocca commentata e tradotta, lì c'è scritto in intestazione tutto sul tardo rinascimento, cioè la cultura del futuro, perché la mia fissazione è che torneremo in un tipo di società più vicina a quella del 600 che rispetto a quella attuale. Poi devo dire che ho fatto una passeggiata per Napoli questi giorni, sono affascinato perché Napoli si respira ancora nel 600, ci sembra di viverci ancora dentro, cioè con i microfoni, non c'erano, cioè, con tutte le differenze. Però la sensazione, gli edifici, la gente, a me ricorda tanto il 600. Secondo me stiamo andando in quella direzione lì, contro la cosiddetta cultura illuminista. Quindi per me il recupero del 600 è il recupero di una società
di una cultura, di una civiltà che spacca, cioè che secondo me non domani, non dopodomani, non saremo più qui nessuno di noi, ma prima o poi quel tipo di società, quel suo modo di vedere l'universo, il mondo, tornerà. Quindi qui si rilanciano addirittura i supereroi della Marvel, io della DC sono stato un imprinting Marvel, l'uomo ragno, queste cose qua per la mia generazione, so. Perché quel tipo di storie sono molto vicine alle storie, ai poemi che si scrivevano nel Rinascimento, dall'Orlando Furioso in poi. I supereroi hanno quel tipo di storia, quel tipo di personaggi, e in più sono epici, perché pensate alla storia dell'uomo ragno, che lo morde il ragno, poi uccidono lo zio, lui diventa... Questa l'hanno riraccontata mille volte con mille varianti, è il mito, è come Ulisse, è un mito che ogni tanto lo riracconti in maniera nuova, perché è un mito, è un personaggio che vive di una cosa, di una vita propria. Ecco, secondo me, paradossalmente, in questo tipo di film e di fumetti c'è la vera eredità del Rinascimento dell'oggi. Dario, nel Divino Sequel mi è piaciuto molto il tratteggio del personaggio di Giovanni Pascoli, anche in relazione alle sue vicende familiari, a quello che era il rapporto con sua sorella e la narrazione della sua affettività, che tu hai tratteggiato in modo affatto banale, ma veramente molto toccante. Volevo chiederti, per questo tipo di sezione del tuo romanzo, se hai avuto delle ispirazioni in particolare o ti sei lasciato andare alla tua sensibilità, alla tua fantasia, o hai delle fonti in particolare. Cioè, il Pascoli che viene fuori è quello realistico, è un Pascoli tuo? Spero di esservi spiegato. Sì, il Pascoli del romanzo è l'incrocio, diciamo, di tre linee di forza. Cioè, il Pascoli storico, quello che sappiamo della sua biografia peraltro abbastanza tormentata, c'è il Pascoli che emerge dalle sue opere, cioè leggendo, io ho letto selezionamente, non dico tutto quello che ha scritto, perché ha scritto uno scatafascio, ma più possibile, mi sono fatto una certa idea della sua personalità e della sua vita. E più c'è la parte di fiction, c'è tante cose che mi capitano, che l'ho proprio inventate io, però tutte queste cose dovrebbero sperabilmente mischiarsi con un personaggio unico che io stesso trovo affascinante, non proprio che l'ho scritto io, perché lui era un personaggio affascinante, quindi anche le situazioni fantascientifiche in cui viene a trovarsi, i contatti con gli alieni addirittura, in realtà però si fondono armonicamente con quella che era veramente la sua personalità e le cose che ha scritto. Il Divino Sequel ha una sua, chiamiamola così, senza dare troppi dettagli, una sua teratologia, cioè c'è una popolazione aliena che si muove all'interno della storia di Giovanni Pascoli che produce questi versi che poi saranno il Divino Sequel. Noi abbiamo parlato un po' della genealogia di Alien, abbiamo fatto sempre nel corso delle nostre lunghe telefonate, della genealogia di Alien riguardo alla prevalenza tra cibernetica, androidi e mostri nell'ultima fase della saga. Adesso vorrei che tu ci dessi qualche riscontro anche legato al tuo lavoro, cioè come vedi le identità aliene della fantascienza, in che cosa ti acchiappano, in che cosa non ti piacciono e a che scopo le usi nei lavori che scrivi come il Divino Sequel. La fantascienza a cui mi sto appassionando sempre di più è una fantascienza con delle strane commistioni con il fantasy. In teoria fantasy e fantascienza sono due generi molto diversi e sono anche concorrenti, nel senso che per esempio in Italia in questo momento il fantasy va tantissimo, non solo Tolkien ma anche non solo Troisi, c'è anche autori italiani, mentre la fantascienza sta perdendo lettori, non dico al cinema, ma in libreria sta perdendo lettori, quindi gli autori di fantascienza sono incazzatissimi. Ecco, invece il tipo di fantascienza che mi appassiona è quello in cui invece i due generi in realtà sono rischiati, a cominciare da quello che è in assoluto, l'autore preferito che è Lovecraft,
dove appunto ci sono gli alieni, ma non arrivano sulla Terra con l'astronave, arrivano sulla Terra tramite evocazioni di magia nera. Quindi c'è questa idea del fantasy, di queste entità in qualcosa spirituali che però dominano il pianeta, che però lui collega a divinità di altri universi. Quindi questa commistione serve a farti vedere l'intero mondo, anche la vita quotidiana, in maniera diversa, perché l'orrore di Lovecraft e la società del suo tempo, il New England o anche New York a volte, ma dove si manifestano cose che in teoria non ci dovrebbero essere. E qui c'è anche l'aggancio con l'attualità, come il presente, perché non è una fuga, il fantasy, questo è un fantasy, non è una fuga dalla realtà, ma è quasi vedere i lati scomodi della realtà e dal tempo sentirsi onestamente molto fragili perché queste potenze, queste entità stregonesche, aliene o tutte e due le cose messe insieme sono potenti e quindi è anche un modo per sentirti non al centro dell'universo ma in realtà molto piccolo in un angolo dell'universo, che è anche un'idea del Rinascimento, perché non so se l'avete vista, c'è in televisione in questo periodo una pubblicità di una collana di libri sui grandi personaggi del Rinascimento che ha come slogan gli autori che hanno riportato l'uomo al centro dell'universo. Questa è una cazzata sia in sé sia in riferimento al Rinascimento, che non è affatto vero, anche se è un luogo comune, nel Rinascimento l'uomo era al centro del cosmo, non lo era, ma non ci ricordiamo. Fantastico, sbadiamo alcuni miti scolastici, sì, che non ci aiutano. No.